Buonasera, bentornati in Intervista al Colos. Questa sera con noi una giornalista, una scrittrice, una grandissima tifosa del Torino, e questo lo dico con affetto, una grande amica, Patrizia Durante. Ciao, ciao Patrizia. Giovanna, buona serata, grazie per l'accoglienza. Grazie a te per essere qua con noi questa sera. Hai visto che bella location? Molto, 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 molto. È uno dei punti più belli di Torino, sì, è proprio il salotto di Torino. Sì, sì. E tu ci stai proprio come la ciliegina sulla torta. Ti ringrazio per avermi invitato a quella che ormai è casa tua. Quasi, sì, la condivido con Elisa Speretta e ogni tanto con Maurizio Barberis, però sì, effettivamente mi ci trovo bene. È vero, si vede. Senti Patrizia, parliamo di te. Sei la protagonista, questa sera sei la protagonista assoluta. Nasci, vivi a Torino. Sì. Continuerai a stare a Torino? Sì, probabilmente ci lascerò anche le penne a Torino, perché è il mio destino, perché è la mia città, perché la amo da morire veramente. Trovo che sia una città fantastica e riesco a trasmettere entusiasmo a tutti quelli che vengono a visitarla, amici, parenti, che scoprono questa città deliziosa che finalmente si è liberata da un'immagine grigia, austera, chiusa, e si sta aprendo al mondo. Finalmente, hai detto finalmente, bene. Finalmente. E ricordiamo anche tutto quello che hai fatto in questi anni, parte giornalista, continui a farlo, però come scrittrice. Io adesso leggo perché ricordarmi tutto è impossibile. Sono anche lì nella scrittura comunque presa molto fra fantasia e cronaca, quindi c'è fantasia, sì, ma c'è anche cronaca nei miei libri. Nei miei libri, vedi, sono già diventati miei. Vabbè, anche un po' tuoi. Con Angelo Caroli nel 2007 pubblichi una raccolta di poesie che si chiama Questione di cuore. Sì. Poi passi al giallo. Sì. E Baci del diavolo, ma è sempre nel 2007. Per la stampa il libro di cronaca Fantasma di donna nel 2008, e poi insieme ad altri giallisti pubblichi Il delitto alla fiera del libro, sempre nel 2008. E poi nel 2013 un libro a cui io sono particolarmente legata, l'ho letto, sai quanto lo apprezzo, che è Statuto, la memoria perduta. Io lo farei anche vedere insieme a Gabriele Galvagno. Raccontaci un po' come è venuta innanzitutto l'idea di scrivere un libro sullo Statuto, sulla tragedia dello Statuto. Ma diciamo che è venuta in maniera naturale, l'idea sostanzialmente l'ha espressa Gabriele Galvagno e io gli sono andata dietro in maniera molto entusiasta. Noi abbiamo assistito a quella che è stata la cerimonia di installazione di una targa in largo Cibrario che ricordava le 64 vittime dello Statuto. Abbiamo notato una grossa discrepanza fra quello che era un sentimento molto condiviso e ancora molto forte, molto partecipe all'interno della cerimonia, e la gente che passava e non capiva cosa stesse succedendo, cioè sembrava che quella cerimonia fosse lì un nucleo extraterrestre capitato lì per caso. E da lì è venuta l'idea, Gabriele, perché non scrivere un libro, perché non rimarcare ancora una volta quella che è la memoria della nostra città. Anche perché non esisteva un libro. Esistevano molti siti e molti scritti che parlavano di esoterismo e di cabala e di cose strane, ma un libro di cronaca nuda e cruda che raccontasse com'erano andate le cose, qual era la storia delle vittime, quali sono stati i risvolti legislativi anche, perché noi dobbiamo veramente ricordare che se andiamo al cinema tranquilli e possiamo aprire una porta di sicurezza è grazie a queste 64 Purtroppo vittime. Sì. E quindi anche prima c'erano stati altri episodi, ma non così rilevanti, non così importanti da giustificare una presa di coscienza da parte dell'autorità e quindi l'applicazione di normative importanti. E da lì siamo partiti con 2 anni di ricerche e abbiamo terminato proprio nel 30° anniversario.
Quindi ci è sembrato bello legare comunque il 30° anniversario con l'uscita del libro, e difatti il libro è stato anche presentato in Sala Rossa il giorno dell'anniversario. Abbiamo avuto la grossa collaborazione da parte dell'Associazione dei Parenti delle Vittime dello Statuto, ed è un libro molto ricco, nel senso che racchiude interviste, racchiude articoli dell'epoca, fa rivivere anche una Torino che non c'è più, una Torino che si divertiva solo il sabato e la domenica, che il resto della settimana lavorava e andava a dormire presto, che si riuniva ancora a pranzo a casa. Cioè, è un libro che riporta a quei tempi e mette in risalto quello che è stato fatto in termini di sicurezza e anche quello che ancora non è stato fatto, purtroppo. Riesce a dare una spiegazione a quello che è successo? Ma la spiegazione è semplice, non c'entra il demonio, non c'entra Piazza Statuto, non c'entra nulla, c'entra quello che sono i mali attuali, ancora purtroppo attuali, della nostra società: l'incuria, la trascuratezza, il menefreghismo, quello che è successo qualche settimana fa a Genova è ancora vivo e ha le stesse cause dell'incendio del Cinema Statuto, questo locale completamente ristrutturato, trascurato l'impianto di sicurezza, l'impianto elettrico, e da lì è partito un cortocircuito e la tragedia è stata inevitabile. Oltretutto l'uso di materiali che non erano ancora ignifughi e tutto quello che vuoi ha fatto sì che le porte di sicurezza chiuse e quant'altro ha fatto sì che il numero di vittime fosse così elevato. Però i mali sono sempre gli stessi e i risvolti sono sempre gli stessi, perché adesso ci scandalizziamo perché a Genova i responsabili della protezione civile hanno ricevuto un premio per la messa in sicurezza della città. Ma in questo libro, ed è testimoniato, hanno pagato all'aria vanno i cenci, hanno pagato il proprietario del Cinema Statuto, hanno pagato l'elettricista, il direttore dei lavori, ma la commissione di sicurezza, che avrebbe dovuto vegliare sulla nostra sicurezza e tutelarci, non solo non è stata punita, i responsabili non sono stati puniti, ma hanno avuto brillanti carriere. E ricordiamo anche che Statuto, la memoria perduta, è edito dalla ANC Comunici, che ha creduto ANC in questo progetto, ci ha appoggiati e sostenuti lungo tutto il percorso del libro e continua a sostenerci ancora, perché è un libro sempre attuale, quindi continuiamo a venderlo e a riscuotere una grande attenzione. Patrizia, poi nella tua vita il 17 aprile del 2014 succede qualcosa. Oh, signore! È una data storica, perché ci sono un gruppo di 12 visionari, pazzi, chiamaci come vuoi, che si chiama Torino Art, che decide di presentarsi al pubblico. Siamo 12 giallisti torinesi riuniti da Giorgio Ballario tramite mail la prima volta a dicembre del 2013 in un pub, perché ovviamente i giallisti devono mantenere questa fama di semialcolizzati. Ora che poi la gente potevamo... ci creda. Non è vero, sanno benissimo che sono ironica, quindi ci siamo incontrati per via di una mail che Giorgio Ballario ha mandato. In realtà a Torino c'è sempre stata una scuola di giallisti e una grossa diffusione del genere giallo. Frutero Lucentini, sono stati i nostri padri e continuiamo a reputarli tali. Ci riunisce in questo pub, incominciamo a vederci come gruppo d'amici e a un certo punto decidiamo di prendere un'altra strada, di diventare, invece di aprirci alla città, di diventare un'associazione vera e propria. Che giustamente in un periodo di crisi. Certo, è una delle soluzioni, nel senso che la coesione e l'unione dà sempre degli ottimi risultati. Ed è un gruppo bello, vivace, diverso, differenziato, ognuno di noi ha caratteristiche a volte diametralmente opposte rispetto all'altro, e il 17 di aprile abbiamo organizzato questo evento di presentazione di Torino Art alla città di Torino e grazie all'appoggio della città di Torino siamo riusciti ad ottenere per due sere
la mole illuminata di giallo. Bellissimo, ed è stato uno spettacolo veramente emozionante, emozionante. Poi da lì la presenza al Salone del Libro, nello stand del Comune di Torino, quindi una bella attenzione da parte della città nei confronti di questa iniziativa. E ora, facendo il nostro cammino, noi procediamo passo passo, abbiamo in mente grandi progetti, ma stiamo mettendo un mattoncino sull'altro. Intanto esiste sul web un sito che è aspetta che ce l'ho segnato. Allora è torinoir.altervista.org. Se no qua andavamo avanti due ore. Questo è un sito molto attivo nel quale noi pubblichiamo un racconto più o meno al mese da scaricare da parte dei nostri lettori, pubblichiamo le vere storie nere, che sono storie di cronache raccontate da noi, pubblichiamo i libri nel mirino, facciamo delle recensioni sui libri di altri autori, manteniamo un contatto vivo con i nostri lettori ed è veramente piacevole. Sono elencate le librerie complici. È bellissima, questa mi piace tantissimo, librerie complici. Sì, c'è un adesivo con quello che è il nostro marchio, che è questo qua, sulle librerie, e sono le nostre librerie complici, quelle che hanno le librerie di una volta, quelle che consigliano il lettore e hanno un occhio di riguardo nei confronti degli scrittori della propria città, che non è cosa brutta. E visto che l'ho fatta vedere, adesso devo continuare a parlarne. Devi continuare a parlarne. Questa è la Memo Noir. L'oggetto cool di Natale sarà, e lo è, abbiamo già iniziato le presentazioni e sta riscuotendo veramente un ottimo successo. In realtà è un libro di racconti con 12 racconti, ce n'è uno per ciascuno di noi, c'è la nostra biografia che non è la solita biografia leziosa, ma è una biografia molto ironica. E oltre ad avere i racconti anche l'agenda fantastico, quindi una prefazione di Bruno Gambarotta che ci fa scoprire delle cose interessanti sul giallo, perché leggendolo ho scoperto anch'io delle cose che non sapevo sui gialli. Dove la possiamo trovare? Beh, in tutte le librerie ovviamente e poi sulle piattaforme, quindi anche venduta online. Quindi. Allora ricordiamo Torinoir, questa è la Memo Noir che sarà l'oggetto cool e culto. È un modo per avere un'agenda diversa, per portarci, ogni lettore ci può portare con sé per i 12 mesi e ogni tanto leggersi un racconto. Sono racconti molto carini, molto piacevoli. E noi quindi ti portiamo con noi, sì, però un'altra volta, perché sì, adesso il nostro tempo è terminato. Ecco, io fatto. Ricordo ancora una volta, Memo Noir 2015, statuto La Memoria Perduta, Patrizia Durante, Gabriele Galvagno. Ricordo che se volete vedere Patrizia la potete incontrare il venerdì sera ad Area Gol, condotto da Clara Vercelli, Clara. Io ci tengo a dirlo, anche se su un'altra emittente, ma non è importante. E io ringrazio tantissimo Patrizia Durante. Io alla ringrazio prossima. Te, Giovanna. Grazie. Ciao, Pat. Ciao, bella.